Presidente Bernabò Bocca, dunque, lei personalmente che cosa pensa del fenomeno mordi e fuggi, del turismo mordi e fuggi a Venezia? Io penso che il turismo mordi e fuggi è sicuramente un aspetto negativo. Io credo che l'Italia debba puntare su un turismo di qualità, debba puntare su un turismo con alta capacità di spesa. L'Italia sicuramente non per colpa degli imprenditori, ma per colpa di un sistema di costi, a partire dal costo del lavoro, a partire dalla pressione fiscale, non è un paese a buon mercato e quindi noi dobbiamo puntare su una fascia di mercato che è disponibile a pagare prezzi per avere un servizio in cambio. Ed è quello credo che sia il futuro del nostro paese. Per quanto riguarda il caso appunto della città di Venezia, cosa si può fare a parer suo? Secondo me, come dicevo prima, Venezia è una donna straordinaria, una donna di una bellezza incredibile che tutto il mondo conosce, è una delle poche città italiane conosciute nei paesi emergenti, perché il futuro del turismo è sicuramente rivolto al Far East, al Sud America, a mercati nuovi che hanno sentito parlare delle nostre destinazioni, probabilmente mercati che viaggiano per la prima volta e che quindi come prima meta scelgono le città più conosciute. Io credo che a Venezia bisogna continuare a fare quello che è stato fatto fino ad oggi, cioè una cura particolare nei confronti del turista e cercare di preservare questa città straordinaria da quello che lei diceva prima, da un eccesso di turismo mordi e fuggi che sicuramente non è positivo per la città medesima. Parlando sempre della città di Venezia, abbiamo visto che c'è una controtendenza rispetto a ciò che succede nel resto d'Italia, nel senso che se nel resto d'Italia la crisi si fa sentire come, qui a Venezia invece c'è un incremento a quanto pare del turismo. Sì, c'è un incremento perché quest'anno per la prima volta c'è stato il sorpasso, cioè più clienti stranieri che hanno soggiornato negli alberghi italiani rispetto alla componente italiana, 51 a 49 contro un 55 italiani e 45 stranieri che è stata la costante negli ultimi 10 anni. Venezia, essendo una città internazionale conosciuta nel mondo, ha ovviamente beneficiato maggiormente di questa situazione attuale. Se al contempo viceversa dovessero andare in crisi, cosa che io non credo assolutamente, perché le prospettive per i prossimi anni sono di un mercato americano in crescita continua, di un Far East che sta ovviamente esplodendo con la crescita economica, e quindi io penso che nei prossimi anni Venezia sarà sempre più beneficiata da questa tendenza di mercato. Perfetto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.